Siamo alla vigilia della prima per paio di Tellaro con il capo borgata Caterina Russo, capo borgata del Fossa Mastra. Ricordiamo che l'anno scorso sono i detentori del paio, del risegno e delle donne. Caterina, prima di parlare del paio, parliamo un attimo di te. Da quest'anno sei il nuovo capo borgata del Fossa Mastra. Ci vuoi raccontare il personaggio Caterina Russo, anche per chi non conosce il paio? Certo, volentierissimo. Allora, io nasco come borgatara, quindi di nascita, di famiglia e sono cresciuta in Borgata. Dall'anno scorso, che però ovviamente è stato un anno un po' particolare, quindi non me la sono potuta veramente godere negli oneri e negli onori come si deve, sono diventata capo borgata. Ero già responsabile di sfilata dal 2014. Per me è un onore gigantesco, è una grandissima responsabilità come ruolo, perché ovviamente vengo dopo una signora capo borgata come la Susanna Oddi, che oltre ad aver dato tantissimo alla nostra borgata, ha dato tantissimo al movimento del palio in generale. Però io ho voluto prendere questa responsabilità che sicuramente non è leggera, poi essendo donna, essendo l'unica, non è facilissima, ma l'ho fatto volentieri perché non potevo dire di no, perché io amo la mia borgata, sono nata e cresciuta lì e come sono solita dire, mio padre e mia nonna mi hanno passato la malattia bella del palio. Per me il palio non è solo un tipo, non è solo una passione agonistica. Per me il palio prende 365 giorni all'anno e sono emozioni indescrivibili che immagino che uno che nasce in borgata sia difficile da capire, da comprendere. Io vivo gioie e dolori con i miei equipaggi e ora da capo borgata lo vivo ancora di più. Ma in primis sono la loro primissima tifosa lì sul molo e sarò lì e ogni gara sarò lì con loro a supportarli. Ecco, Caterina, per chi non conosce il palio tipo quelli di Milano, di Torino, di Firenze, cosa significa palio del golfo per te e poi per la borgata e soprattutto facciamo conoscere questo palio? Per me equivale a una passione, ma allo stesso tempo a una famiglia, cioè praticamente chi nasce in borgata, che secondo me è una fortuna, ha praticamente una seconda famiglia, perché i borgatari per me sono una seconda famiglia. Il palio per me non è solo una passione, non è solo tifo. Copre 365 giorni all'anno ed è un'emozione che proprio io quando guardo la prepaglio dal molo, in realtà o il palio dal molo, è come se fossi in barca con loro e vivo le loro diciamo sconfitte e le loro gioie. Per una borgata come la nostra, che è molto piccola e non è sicuramente blasonata come molte altre, le gioie valgono molto. Sono triplicate. La vittoria dell'anno scorso dopo 26 anni è stata un'emozione indescrivibile. Sicuramente non era il palio classico perché non avevamo i tifosi, non c'erano i colori, non ho potuto festeggiare come si meritavano i ragazzi con una cerimonia al lunedì sera come è sempre stato fatto, ma abbiamo cercato di, e credo che loro l'abbiano sentita, la nostra gioia. Perché tornando a casa piedi dal Molo a Fossa Mastra, tutta la borgata è venuta incontro con i fumogeni, giovani, non più giovani, addirittura con le pentole, le signore dalle finestre. E quindi cioè, il palio per una borgata piccola come noi, che non vince magari di frequente, è una gioia immensa. 26 anni erano tantissimi, non vedevamo l'ora. Ecco, qua di solito si conosce il palio di Siena, si conosce il palio di Venezia. Cosa c'ha in più il palio di Spezia e cosa c'ha in meno il palio di Spezia confronto a questi due pali?
Allora, in meno, e la cosa mi dispiace, è sicuramente forse l'essere conosciuto al di fuori. Paradossalmente anche l'essere conosciuto all'interno della provincia, perché se vai a vedere, io che sono nata in Borgata, ok, lo conosco, chi magari ha degli amici o dei parenti lo conosce, magari ci sta che sia uno che abita sui colli o in centro a Spezia, che magari non ha neanche mai visto il Palio. Quello che mi dispiace è anche magari alle volte sentir dire da chi non è di Borgata che il Palio fondamentalmente è una rogna della prima domenica del mese di agosto, perché ti bloccano le strade. Il Palio è molto di più, il Palio è una passione che ti invade, almeno per quanto mi riguarda. Credo che non abbiamo nulla a che invidiare ai pali come il Palio di Siena, eccetera. Abbiamo il tifo, abbiamo i colori, abbiamo la fatica dei giocatori, quello anzi, forse ce l'abbiamo anche di più, perché parliamo di ragazzi e ragazze che finito di lavorare si allenano tutte le sere da settembre fino ad agosto. Quindi io credo che abbiamo solo che da vantarci della nostra tradizione, che speriamo di portare avanti e continuare a portare avanti, e che non risuccedano più 2 anni di stop come sono successi poi. Ecco, parliamo proprio di questo evento. Un evento che da domenica si parte con il prepaglio, che non si fanno da 2 anni, e il Palio quest'anno è aperto a tutti, che invece l'anno scorso c'era 1000 persone. Cosa significa soprattutto per la gente e per i vogatori? Ecco, sappiamo che i vogatori si allenano da settembre a agosto dell'anno dopo, a 360 gradi. Cosa significa ritornare a fare un Palio vero, nel senso aperto a tutti? Significa tanto. Ora io sinceramente ero già contenta, sono stata molto contenta di fare il Palio l'anno scorso, era comunque un passo in avanti, era comunque un passo verso la ripartenza, quindi per l'amor di Dio non è stato sicuramente un Palio come sempre, ma non è neanche paragonabile, ma è stato comunque un Palio, anche perché io sono dell'idea che il Palio principalmente lo fanno i 4 vogatori, vogatrici e il timoniere che sono in mare e che fanno veramente la fatica. Allo stesso tempo, queste persone che faticano tutto l'anno si meriterebbero il tifo, si meritano i colori, si meritano la barca che vola in aria, e l'anno scorso questo non è stato possibile. Quindi sono convinta che il Palio di quest'anno sarà tutta un'altra cosa. Speriamo che non succeda niente da qua ad agosto, che si possa fare veramente completamente in libertà, perché i ragazzi si meritano di essere portati in trionfo dopo un anno di sacrifici, e sarà tutta un'altra storia. Vedere il Molo senza i colori soliti è stata una tristezza, quello ci mancherebbe. Ecco, però l'abbiamo fatto e l'abbiamo vinto. Ecco, quest'anno partite da campioni del segno e delle donne. Come partite con la nuova stagione? Ci racconti un po' qualcosa? Sì, allora partiamo da, appunto, con i Confaloni in Borgata, che è una gioia vederli, e con anche il premio della Susanna Oddi, quello che viene dato appunto alle vincitrici del Palio del Golfo femminile, e che è tornato a casa, e quindi noi siamo molto contente. Partiamo carichissimi, partiamo con un equipaggio femminile che è in toto quello che ha vinto il 2021. Ragazze che vogano da noi già da un po', ragazze che hanno una determinazione veramente che non ha uguali, e si stanno veramente sacrificando e facendo un sacco di allenamenti anche molto intensi, abbiamo anche intensificato alcuni allenamenti, e le vedo bene cariche. L'equipaggio senior è un equipaggio che per 2 parti è il detentore del Palio 2021, i nostri termini centrali, e invece le 2 nuove leve, chiamiamole così, anche se non hanno niente da accusare rispetto agli altri, sono giovani, alla loro prima esperienza nel senior, ma hanno una grande determinazione, sono molto carichi, anche spinti ovviamente dagli altri 2 dell'equipaggio, e non vedono l'ora di scendere in mare. L'equipaggio junior è un equipaggio nuovo, con a bordo anche un ragazzo che è al primo anno di Boca,
ma anche loro non vedono loro l'ora di scendere in mare. Sono stati un po' sfigati, domenica non scenderanno in mare, ma scenderanno a breve e non vediamo l'ora di portare tre equipaggi. Samastra ha sempre cercato di portare tre equipaggi. Ecco, l'obiettivo della borgata qual è per quest'anno al Paglio? Beh, noi ci vogliamo tenere con Faloni in borgata, però è ovvio, l'anno scorso andavamo un po' alla cieca, la vittoria è stata un po' quasi inaspettata, anche se ovviamente creduta sin da subito. Quest'anno ci sono le prepaglio che ci daranno più un'idea anche ovviamente della forza degli altri equipaggi, dei nostri avversari, che ovviamente saranno determinati quanto noi, però a noi rimaniamo dell'idea e della convinzione che i nostri equipaggi valgono tutti e tre allo stesso modo, e siamo orgogliosi di portarne tre e li porteremo e li supporteremo fino alla vittoria, sperando nella vittoria. Ecco, ora visto che domenica si comincia, ci dai l'appuntamento tu, visto che sei della Forza Maestra, però alla gara di Tellaro, se sai anche gli orari, visto almeno così, chi vuol venire a vedere? Aspetta che li sbirzo gli orari, per essere sicura di non dirti gaffe. Allora, io invito tutti, e borgatari e non borgatari, domenica 22 maggio dalle ore 10 per la gara, la prima prepalio della stagione palio 2022 a Tellaro, la gara alle 10 femminile, alle 10.45 junior e alle 11.30 senior, perché è un'esperienza bellissima, perché ci meritiamo di ripartire con il palio e niente. E se no, dopo allo stadio a vedere lo Spezia, allora. Ah, certo, ci mancherebbe. No, un altro anno in A, ci mancherebbe. Sì. Ecco, da una capoborgata, cosa significa avere anche un altro anno uno Spezia calcio in Serie A? Per una sportiva che conosce lo sport. Io credo che, come appunto i nostri avvocatori fanno sacrifici, anche ovviamente i calciatori ne fanno altrettanti, e si meritano di aver ottenuto una salvezza, e secondo me meritavano anche di guadagnarsela prima a discapito di vari errori arbitrari che ci possono essere stati. E io sono una tifosa anche dello Spezia, anche del calcio, sono orgogliosa di avere una squadra della mia città in Serie A, perché comunque dà lustro alla città e ci meritiamo. Spezia deve essere sulla bocca di tutti, perché Spezia è bella come per il mare, per il paesaggio e anche per gli eventi sportivi e la tradizione, è bella in tutto. Auto, non manda da sportiva, da tifosa dello Spezia calcio, che cosa ti è piaciuto e che giocatore o cosa ti è piaciuto della nata dello Spezia calcio? Ma a me mi è piaciuto vederli giocare sempre anche contro le grandi, la Juve, Nata Pedea e altri, sempre veramente giocandosela fino all'ultimo. Cioè non hanno mai dato l'idea di essere l'ultima squadretta arrivata in Serie A. Quindi si sono sempre sudati i risultati, alle volte ovviamente contro le grandi magari hanno perso, però sono giocatori che veramente danno soddisfazione, e dà soddisfazione che sono i giocatori maggiori eccetera che sono di Spezia, quindi è ancora più bello. Grazie mille. Figurati.